rallenta l'andamento dei contagi lungo tutta la penisola in Molise. Intanto il presidente della regione Donato Toma esclude la possibilità di zone rosse e chiusura dei confini. È stato trasferito in carcere a Rebibbia Don Marino, l'ex parroco di Portocannone, che dovrà ora scontare la pena per gli abusi commessi a Giada Vitale all'epoca dei fatti minorenne. Difficoltà e voglia di continuare, così le scuole affrontano la crisi pandemica di questi mesi, argomento del nostro Focus in onda questa sera alle 21. Si chiama Psicomed la scuola di specializzazione, nata al Neuromed di Pozzilli, iscrizioni aperte per medici e psicologi, psicoanalisi e neuroscienze si uniscono. E buongiorno a tutti, un cordiale saluto e ben ritrovati con l'appuntamento del telegiornale di TLT. 28 nuovi positivi, anche i ricoveri aumentano per causa del coronavirus. 5 pazienti nelle ultime ore hanno avuto necessità anche di cure ospedaliere, 684 i tamponi processati a Colletorto. Il sindaco intanto ha chiuso tutte le scuole, ma andiamo a vedere. Numeri ancora preoccupanti riguardo la diffusione del coronavirus. Nelle ultime ore si registrano altri positivi e altrettanti ricoveri all'interno del reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Contrada Tappino. Nuovi i casi accertati anche a Colletorto, 5 fanno parte della popolazione scolastica, si tratta di 4 bambini e di un insegnante. Per tale motivo il sindaco Cosimo Mele ha preso la decisione a scopo precauzionale di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Salgono ad oltre 450 nuovi contagi. Anche a Bonefro il primo cittadino Nicola Giovanni Montagano lancia l'allarme e invita tutti a comunicare eventuali contatti con i contagi di Colletorto. A Montenero di Bisaccia il neosindaco Contucci corre ai ripari e procede anche all'igienizzazione del parco giochi comunale, così come previsto dall'ultimo decreto ministeriale. Prosegue intanto anche la campagna di prevenzione effettuata dalla Croce Rossa e il Comitato di Isernia. Dalla prossima settimana, infatti, verranno eseguiti nuovi kit di tamponi denominati influenza e Covid-19. Si tratta di un'analisi caratterizzata di alta sensibilità, specificità in grado di distinguere la presenza del virus da influenza A, influenza B e o SARS-CoV-2 mediante l'esecuzione di un tampone nasale semplice con tempi di risposta di circa 15 minuti. Ad affiancare i volontari della Croce Rossa un'equipe di medici specializzati con il supporto di esperti biologi. Da lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19, senza prenotazione potranno effettuarsi test. E l'Italia oggi è in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se si sta rilevando altrettanto critica. Queste sono le dichiarazioni del presidente della regione Donato Toma. Saremo pronti a intervenire nuovamente se necessario in Molise, però almeno per adesso si esclude l'adozione di provvedimenti più rigidi come ad esempio l'istituzione di zone rosse. Non serve chiudere anche le frontiere al momento, poiché la regione ha un'economia già molto debole. E la CGIL intanto torna a sollecitare proprio il presidente Toma sulla realizzazione di un centro unico Covid in Molise. Tra i punti segnalati proprio la creazione di un ospedale regionale per curare solamente i pazienti affetti da coronavirus. Dal recente studio commissionato dall'ANCI, CGIL evidenzia come in fase pandemica ci siano stati settori maggiormente colpiti e che l'impatto ha determinato anche profonde differenze territoriali. Tra le criticità che potrebbero soffrire di più anche le città come Campobasso, luogo che secondo il sindacato è stato già devastato a causa della chiusura dei mesi scorsi. Chiesti quindi interventi celeri e aree di interesse per salvaguardare l'economia del capoluogo. E restiamo sempre in tema di Covid, ascoltiamo adesso però le parole di Stefania Tamburri, sindaco di Castelpetroso, il paese che in questi giorni ha a che fare con un ampio focolare di persone risultate positive al virus. Ascoltiamola. Castelpetroso ha da giorni un focolaio di positivi da Covid-19 molto intenso, fin dall'inizio in continua crescita, che ha prodotto non poche preoccupazioni agli amministratori, che hanno dovuto prendere provvedimenti nel segno della sicurezza.
Ascoltiamo il sindaco Stefania Tamburri che, nella speranza di una diminuzione dei casi, ci parla della scelta di intensificare i controlli sul suo territorio, ma senza allarmi e o chiusure stradali. Il primo contagio è stato riscontrato il 7 di ottobre, quindi siamo già nella settimana in cui verranno effettuati i tamponi di verifica successivi al 10º giorno e speriamo, insomma, che questi tamponi di verifica, no, di verifica comincino a dare dei risultati negativi in modo tale da far scendere un pochino i numeri. In sede di unità di crisi è stato deciso dalle autorità competenti che non è necessario, e io pienamente concordo con questa decisione, di adottare delle restrizioni alla circolazione sul territorio comunale di Castelpetroso, ma soltanto di intensificare i controlli e l'attività di vigilanza sulle strade di accesso e di collegamento tra le varie frazioni. Questo soltanto per evitare che qualche cittadino posto in isolamento possa violare le disposizioni. Ed è stato però vietato il gioco delle carte nei pubblici esercizi di Castelpetroso, lo ha disposto il sindaco. Il provvedimento integra quello dello scorso 11 di ottobre, che impone per bar e pub su tutto il territorio comunale la chiusura anticipata alle 21 al fine di attuare misure di contrasto al contenimento della diffusione del Covid. Castelpetroso, ricordiamo, è tra i comuni molisani più colpiti attualmente. In base ai dati forniti dall'azienda sanitaria regionale, le persone contagiate al virus sarebbero 64. E passiamo adesso alla cronaca. Si chiude la vicenda Don Marino con il trasferimento all'interno del penitenziario di Re Bibbia. L'ex parroco di Portocannone dovrà adesso scontare una pena di 4 anni e 10 mesi per via degli abusi commessi nei confronti di Giada Vitale, una molisana che all'epoca dei fatti aveva 13 anni circa. A trasferirlo in carcere sono stati i carabinieri su mandato della Procura Generale, dopo che la Corte di Cassazione Penale ha rigettato il ricorso presentato dal procuratore generale e dall'imputato. Il procuratore presso la Corte d'Appello Fioretti aveva chiesto di annullare la sentenza. Nei prossimi giorni invece è attesa anche la risposta del Ministero della Giustizia riguardo l'interrogazione presentata dalle parlamentari Ascari e Testamento. E Michele D'Alessio raccoglie l'appello di un cittadino, Michele Lombardi, al presidente Donato Toma e ai vertici dell'ASREM per migliorare quelli che sono i servizi e le modalità di accoglienza alle strutture dell'ospedale veneziale di Isernia. Ma andiamo a vedere. La scorsa settimana Michele Lombardi ha vissuto un'esperienza non bella presso l'ospedale veneziale di Isernia. Che cosa è successo? È successo che io a una certa ora avevo la febbre oltre i 38, quindi è venuta l'ambulanza e mi ha portato sotto all'ospedale, al pronto soccorso. Al pronto soccorso mi hanno fatto sedere, stavo lì fuori con tutto il freddo e la febbre, in attesa che mi facessero il tampone. Quindi ho dovuto attendere un sacco di tempo per farmi fare il tampone e in più altro tempo per ottenere i risultati. Ma il freddo era terribile, quindi c'era anche altra gente. Io voglio fare un appello a Toma, al presidente Toma, ai consiglieri regionali di Isernia, all'assessore alla salute, che si attivano, di installare un ricovero per gli ammalati, per quelle persone bisognevoli di cure che si recano al pronto soccorso, in modo da evitare che soffrano il freddo. Quindi questa è una cosa vergognosa, per questo motivo io mi sono rivolto a TLT, che la ringrazio che mi dà questa possibilità. Ma io sono incavolato nero e penso che tutti i cittadini sono incavolati. Quindi è il momento di installare un ricovero per il freddo. C'era un bambino in braccio al papà e alla mamma che stavano lì ad attendere. Questo non è giusto. Quindi quello che chiedo a nome dei cittadini di Isernia, e io elogio tutti i medici di Isernia che operano bene, che lo so, però è a monte che la politica lascia un po' a desiderare. Quindi anche il presidente Iori si deve impegnare gentilmente, che è il nostro, forse uno dei migliori rappresentanti del Molise. Quindi, detto questo, li ringrazio a nome di tutti i cittadini, però voglio vederlo, perché sennò ritorno un'altra volta alla carica.
E ripassiamo adesso alla cronaca. Operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati 150.000 capi tra felpe, t-shirt, pantaloni, maglioni, mascherine ed etichette. E denunciati 4 asiatici e 10 italiani per contraffazione e ricettazione. E questo è l'esito di un'operazione che ha individuato un canale di approvvigionamento di articoli riconducibili ad un noto marchio del social network. I capi venivano da un unico polo produttivo a Prato che si teneva in contatto poi con diversi negozi al dettaglio individuati tra Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Lazio e Campania. Oltre alla merce sono stati confiscati anche oltre 15.000 euro in contanti. L'analisi della documentazione ha poi permesso di procedere ad ulteriori perquisizioni e sequestri di detti articoli in alcuni negozi giunti anche a Campobasso. E parliamo adesso della pratica della disostruzione pediatrica. È stata approvata così la proposta di legge in regione, al via le campagne informative, soddisfatto il consigliere regionale di Lucente. Parere negativo invece espresso da alcune opposizioni, poiché mancherebbero alcune coperture finanziarie. Ma andiamo a vedere. Al termine di un lungo iter, oggi è stata approvata in Consiglio regionale la proposta di legge per la disostruzione pediatrica. Primi firmatari Micone e Di Lucente. Da oggi anche in Molise partiranno quindi specifiche campagne informative e il coordinamento di quelle che già sono affidate alle associazioni per arrivare ad una conoscenza capillare delle pratiche per salvare la vita dei bambini sul territorio. Per tutelare una vita in questi casi servono 3 minuti, oltre già troppo tardi. È impossibile sperare nell'intervento dei sanitari. Questi i primi commenti del consigliere regionale Andrea Di Lucente, soddisfatto per l'approvazione della legge. Ognuno di noi, dice, deve fare la sua parte e conoscere le manovre necessarie per intervenire. A votare parere contrario però alcune opposizioni. Secondo il Movimento 5 Stelle non ci sarebbero le idonee coperture finanziarie per iniziare. Di Lucente commenta così il diniego: non comprendo i no, la proposta, lungi dal voler essere solo una norma, ma sarà un forte stimolo per tutti. Conoscere quindi come intervenire ed effettuare una giusta manovra di disostruzione nel momento in cui un bambino potrebbe soffocare è fondamentale. Spesso anche a livello nazionale si parla di tale attività, necessaria per poter evitare situazioni tragiche e irrimediabili. E la regione Molise, dopo il Lazio, è la seconda italiana per il numero di tamponi effettuati nell'ultima settimana in rapporto alla popolazione. Questo è stato il dato rilevato da un'analisi dell'elaborazione di una ricerca scientifica avviata a Milano. I dati sono stati estrapolati dal Ministero della Salute. E nel nostro focus settimanale di questa sera si parla della scuola in questo periodo di grande difficoltà dovuta proprio all'aumento dei contagi da coronavirus. Ospiti in studio il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Pertini Montini Cuoco di Campobasso, Umberto Di Lallo, e la professoressa dell'Istituto Pilla di Venafro, Fabrizia D'Urbano. Ma andiamo a vedere. Fare un appello agli studenti, alle famiglie, perché quello che facciamo, quello che fa la scuola ha un solo fine, lo ripeto, ha un solo scopo, quello di favorire la crescita dei ragazzi, quindi evitare qualunque polemica sterile e pensare che tutto quello che si fa solo ed esclusivamente nell'interesse della comunità. E quindi facciamo tutti un piccolo sforzo, cerchiamo tutti quanti di andarci incontro, di venirci incontro, di chiarirci se c'è qualcosa che diciamo ci sembra poco chiaro, e anche proprio nella gestione di questa fase così critica. E, però direi, cerchiamo di avere fiducia, confidiamo gli uni negli altri, perché questo è il modo migliore per risolvere i problemi e per cercare di affrontare quelli che eventualmente si porranno, insomma, comunque ci saranno in futuro. Io ho preso in mano la mascherina, sì, che è il nostro strumento principe, quello che tutte le mattine oppure diamo periodicamente ai nostri studenti. Io invito tutti gli studenti a usarlo. Sappiamo che questa mascherina chirurgica serve per proteggere gli altri. Se noi non lo usiamo, non è tanto
che non proteggiamo noi stessi, noi non proteggiamo gli altri. Quindi se siamo tra amici, se siamo in gruppo, facciamo la scelta giusta, mettiamola per il bene degli altri, perché vogliamo bene ai nostri amici, vogliamo bene ai genitori dei nostri amici, ai nonni dei nostri amici, che sono persone che magari potrebbero poi avere il peggio da un'infezione Covid. Quindi noi qui non la stiamo usando perché abbiamo delle belle distanze in questo studio. E lo facciamo anche a scuola quando siamo tutti belli distanziati, ma nel momento in cui siamo in giro per strada e soprattutto diciamo siamo insieme, usiamola. Io capisco che i ragazzi quest'anno sono privati della distanza fisica zero. Io lo so quanto è importante per un adolescente essere vicino all'altro. Ci rendiamo conto di tutto questo, però la mascherina chirurgica è il nostro strumento di lotta quotidiano, non lo dobbiamo mai abbandonare. E cambiamo adesso argomento. Una sede lavorativa di Amazon arriverà presto a San Salvo. C'è però ancora una possibilità per Termoli con la realizzazione di un insediamento simile a quello abruzzese. A comunicarlo il presidente del COSIB, Gianfranco Camilleri. Intanto l'ARAP, l'Agenzia per le Attività Produttive dell'Abruzzo, ha venduto per 3,7 milioni di euro i terreni dell'ex autoporto ad una contraente generale che si occupa proprio della logistica di grandi gruppi industriali quali appunto Amazon. Tuttavia la partita sembra essere ancora aperta per il Molise. Nella sola lettura di addio al COSIB, l'ex sindaco di Campomarino Camilleri svela proprio la possibilità di una trattativa che sarebbe attualmente in corso. E si chiama Psicomed, la nuova scuola di specializzazione avviata dall'Istituto Neuromed di Pozzilli, una frontiera per unire così il mondo della psicoanalisi a quello delle neuroscienze. La sede è aperta a medici e psicologi. Andiamo a vedere. Si chiama Psicomed, la nuova scuola di specializzazione nata all'interno dell'Istituto Neuromed di Pozzilli. Si tratta di una classe in psicoterapia e psicoanalitica aperta a medici e psicologi. La scuola di psicoterapia Psicomed si inserisce in un solco già tracciato negli ultimi anni, un solco che cerca di tracciare un avvicinamento tra neurologia da una parte, tra scienze del cervello e scienze della mente e psichiatria. È una tendenza che possiamo avvertire in altri campi della medicina. Pensiamo per esempio all'importanza che ha la bioingegneria ormai nelle discipline mediche. Ebbene, in linea a questa idea, Psicomed è un primo tentativo che mira a considerare la psicoterapia nel contesto della clinica medica e più specificamente nel contesto della clinica neurologica. Pensare ormai il cervello e la mente come due funzioni completamente divise è assolutamente anacronistico. Oggi sappiamo che non è vero che soltanto le lesioni organiche possono essere trattate con farmaci, laddove invece le lesioni funzionali possono invece beneficiarsi della psicoterapia. È vero invece che la psicoterapia, agendo nella profondità dei circuiti neuronali, ha la capacità di agire anche su sintomi che si sviluppano nel contesto di malattie neurologiche. Per chi fosse interessato, sono già aperte le iscrizioni. Al centro del corso di studi, l'obiettivo è anche quello di inserire sempre più efficacemente la pratica della psicoterapia nel contesto della clinica neurologica e psichiatrica. È per questo che l'Istituto ha creato un nuovo corso per fornire conoscenze cliniche doppie. Una particolare attenzione sarà rivolta allo studio e al trattamento integrato dei disturbi mentali che compaiono nel corso delle diverse patologie organiche, come il Parkinson, l'Alzheimer o la sclerosi multipla. Il presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, ha ricevuto oggi i vertici del comando militare dell'esercito per l'Abruzzo e il Molise, un incontro che è stato incentrato sulla riorganizzazione strutturale dell'esercito in questa fase emergenziale legata al coronavirus e sulla gestione della sicurezza e del controllo territoriale. E in Molise esiste una piaga che sembra procedere senza contrasti e con infallibilità in molti comuni, soprattutto in quelli della costa. Parliamo del cancro che miete molte vittime anche in età giovanile, senza che negli anni si sia proceduti nella massima attenzione. Ma vediamo questo contributo.
Siamo tutti preoccupati. Il bollettino serale e quotidiano dei contagi da virus Covid-19 ci offre alla debolezza di un'ansia senza precedenti, mettendoci a confronto di numeri sempre in crescita e di un timore che ormai regna dentro ogni persona. Scordiamo però che nel nostro Molise esiste da anni una piaga che procede invincibile e forte, piegando perfino la fisicità e l'energia dei giovani. Parliamo del cancro, tra i protagonisti principali della scomparsa prematura di tanti molisani, spesso residenti in alcuni comuni particolari, come quelli della costa, Guglionesi, Termoli e chi più, chi meno, tutti gli altri. Il cancro, questa malattia subdola e scaltra e terribile, che ti porta via spesso in sofferenza in pochi giorni o mesi, oppure lascia in vita per qualche anno, ma in uno stato che vede una persona consumarsi momento per momento. Avviene in una regione dove se ne parla solo e soltanto quando si arriva ad un altro decesso, quando si raccontano gli ultimi dolori e le ultime sofferenze. Una disattenzione quasi totale, dove, tolti pochi illuminati punti di vicinanza, sembra ci si sia dimenticato di agire, di trovare un impegno importante per le cure ed anche per i percorsi che alleviano ogni sofferenza. Così arriviamo a dover sottolineare il lunghissimo percorso di uno strumento che nelle opinioni di tutti dovrebbe essere alla base di ogni elemento di sostegno, perché offre un punto significativo all'intero viaggio terapeutico. Parliamo del registro dei tumori, che sogno era e sogno ancora rimane. E l'amministrazione comunale di Ferrazzano comunica che è stato consegnato all'ACEA Molise il nuovo impianto di sollevamento delle acque reflue realizzato all'interno del parco comunale Girolamo La Penna. L'attivazione permetterà di alleggerire così il carico dei reflui che giungevano dal porto della città adriatica e che invece saranno destinati all'impianto di Pantano Basso. È il primo passo in prospettiva futura per la delocalizzazione definitiva del depuratore del porto, per il quale l'amministrazione comunale di Termoli ha già ricevuto un finanziamento di 3.900.000 euro da parte della regione. E parliamo adesso delle case di riposo che possono assicurare agli anziani sicurezza, attenzione, affettiva e assistenza quotidiana. È così anche nella sede della Letizia Bagnoli del Trigno, ma andiamo a vedere questo contributo. Dall'alto della sua esperienza, come è cambiata la vita degli anziani, dei nostri anziani, degli anziani delle zone interne, e quindi come possono trovarsi in una casa di riposo? Gli anziani stanno bene finché stanno bene. Quando però si ammalano o soprattutto rimangono soli in casa, è meglio la casa di riposo che non rimanere soli in casa. E io vedo che molte persone oggi pensano in questo modo e pensano, al di là dei figli che tengono Roma e altre parti, che è meglio andare in una casa di riposo. C'è più sicurezza per loro che in casa. Certamente poi se ci sono delle persone che le seguono bene in casa, delle famiglie accoglienti, diciamo, il nucleo familiare non è fatto solo da padre, madre e figli, ma ci sta pure il nonno, accudito anche quando non sta bene, questo è il massimo. Però un anziano delle parti nostre che deve prendersi la medicina, ma siete sicuri che se la prende quella la mattina? E che prende? E questa è la mia esperienza. E la gente poi man mano si accascia. Noi abbiamo avuto delle rifioriture nella casa dei riposi di questi anziani, straordinarie. D'altronde io non mi spiego perché l'età si è molto elevata, almeno la mia casa di riposo è così, si è molto elevata e si avvicinano ai 100 anni quasi, parecchia gente. Nella casa della Letizia a Bagnoli del Trigno, quali sono le misure anti-Covid, visto che siamo ancora purtroppo in tempo di pandemia nel paese? Allora, io sia le suore, sia la mia casa di riposo, ho chiuso tutto, ancor prima che arrivasse l'ordinanza governativa. E poi tutto il personale
è attrezzato per affrontare il problema Covid, hanno tutte le attrezzature loro, e mascherine, guanti, ma hanno anche, se accadesse che c'è un ammalato di Covid, sono attrezzate per coprirsi in modo da assisterlo personalmente, c'è tutto, c'è attrezzatura anti-Covid. E poi teniamo chiuso, chi entra devono essere parenti, e quando si può entrare, ma cerchiamo di far entrare il meno possibile. Ultimo giorno di chiusura per sanificazione straordinaria della direzione regionale IMS Molise e la direzione di Campobasso. Gli utenti che hanno prenotato l'accesso agli sportelli front office saranno tutti ricontattati ai recapiti lasciati per ricevere informazioni richieste. Ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo sereno o poco nuvoloso oggi su gran parte del Molise, stellato dalla sera. Le temperature della giornata odierna sono comprese tra la minima di 9 gradi a Campobasso e la massima di 21 gradi a Isernia. Domattina ancora sole alternato a nubi, mosso l'Adriatico centrale, venti da deboli a variabili. Nostra pagina sportiva parlando del calcio. Squadra cinica, determinata ed aggressiva, si è dimostrato in questo modo il Vasto Girardi, una formazione largamente rinnovata rispetto alla stagione precedente. Tra i pochi confermati il capitano Sergio Ruggeri, ma andiamo a vedere. Sergio Ruggeri, arriva il primo successo casalingo, anche se neutro di Trivento, una vittoria che ci contavate molto, eravate anche molto determinati, avete rischiato anche poco in difesa. Sì, siamo stati determinati perché abbiamo avuto costanza durante la settimana a prepararla nel migliore dei modi. Come facciamo da diverse settimane, a partire tra virgolette dal 10 agosto a questa parte. Sì, è la prima vittoria casalinga. La prima è sfuggita per qualche secondo e ti dico la verità, sono ancora amareggiato un po' così, perché sfumarla all'ultimo secondo dispiace. Poi noi abbiamo avuto comunque un grosso approccio anche la partita scorsa a Pineto, con una squadra importante che penso che lotta per i vertici del campionato, e oggi abbiamo dato continuità a queste prestazioni importanti perché, ripeto, da quando è che ci stiamo allenando stiamo facendo un buon percorso, e quindi oggi l'abbiamo ottenuta nel migliore dei modi. Forse rispetto all'altra gara casalinga contro il Porto Sant'Elpidio c'è stata più cattiveria nei minuti finali, più determinazione, un gruppo più solido per mantenere inviolata la vostra porta. Sì, perché comunque avendo visto sfumare due punti in quell'occasione, poi è normale che arrivano nei minuti finali quella cosa e quella verba in più per mantenere il risultato pieno. Siamo stati capaci di mantenere, tra virgolette, credo, inviolata i tiri in porta dalla loro squadra, quindi siamo stati bravi sia come difesa che come difesa di squadra, perché comunque è tutta la compattezza di squadra che ti mantiene questa cosa. Secondo lei, secondo la sua esperienza, il Vasto Girardi sarà favorito in casa dell'Agnone nel prossimo derby? No, a mio avviso no, sarà una partita difficile come le altre, perché so che in questa settimana hanno cambiato società, una società importante, hanno cambiato diversi giocatori che conosco di fama. Ho perso 2-1 a Castelnuovo su un campo difficile, che il Castelnuovo sta facendo partite importanti, risultati importanti, quindi sarà una partita che noi prepareremo come tutte le altre, la giocheremo a viso aperto per vincere, perché noi comunque giochiamo per vincere. Troverete un avversario più arrabbiato? Sicuramente, perché in questo campionato mi sa che non ha fatto nemmeno un punto, poi penso che la piazza voglia far bene contro il Vasto Girardi, un derby sentito, anche se
è da poco, però comunque è sempre un derby, quindi invoglieranno la squadra a far bene. E con lo sport termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.